Udinese Tonight. Eccoci qua, mi fa specie vederlo lì, Beto, che fa così perché è qui a 2 metri da me, ma non volevo svelare niente, tra poco entrerà. Bentrovati a Udinese Tonight, ha riso anche lui, eh. Allora, in questo lunedì difficile, difficile perché per la prima volta la squadra ha perso male, ha perso con 3 gol di scarto, nel secondo tempo non l'abbiamo nemmeno vista in campo, in questa giornata con una lunga maratona elettorale, lo scontro diretto di ieri, non politico ma per l'Europa, purtroppo è andato al Bologna. Ora ci sono 10 partite per dare un senso a questo finale di stagione, ci sono molti giocatori da recuperare che ieri sono stati assenze davvero pesanti. Parleremo di tutto questo con il nostro studio. Ciao Paolo Poggi. Ciao Ciao, buonasera. Felipe. Ciao, buonasera a Fermo tutti. lì che tra poco vengo da te. Ciao Michele Criscitiello. Dov'è Beto? Tirate fuori Beto! Adesso arriva un po' di Chiamaci a Beto! suspense, un po' di sa. No, Intanto ti vabbè, faccio però, vedere scusa. Sursa. Intanto ti faccio vedere No, che Sursa. devo fare con Sturza? Ciao Dobbiamo parlare ancora di Michele. settimo posto? No, quinto, sesto, andiamo più su. Guarda come parte Ok. all'attacco. Adesso ti facciamo sistemare da Dai. Beto. Senti, devo farti No, vedere vabbè, ma... un'altra cosa. Devo farti vedere un'altra cosa. Vorrei prendere questo 1 minuto e mezzo per far vedere il gol di un grande giocatore. Guardate un po' che è successo nella partita del Tor Viscosa ieri. Guardate un po'. C'è un fallo in mezzo al campo. Siamo proprio lì nel cerchio di centrocampo. L'arbitro fischia. Tutti si allontanano perché il difensore là dietro dice ci penso io. Va, boom, di sinistro, pallone in gol. Signori, questo è Felipe. Vogliamo fargli un applauso. Gran gol, Feli, eh? Ci provavo già da... Guarda, ho sempre voluto fare un gol così da metà campo. Ci L'obiettivo della pensavo, stagione. guardavo, adesso posso smettere, quindi... Adesso puoi Sì, smettere. adesso Fatto questo, direi ho fatto che tutto. hai fatto tutto. Complimenti, è un gol assolutamente incredibile, memorabile. Va bene, di gol parleremo ovviamente stasera, anche per quello che è il nostro super ospite, che ci darà una mano anche a capire che cosa è successo ieri. Allora, clip e poi lo facciamo entrare perché gli state già scrivendo in tantissimi. Ora prova di sempre Udinese con successo, il pallone dentro per Beto! Gran palla di success e Beto 1-0 al volo. Eccolo qui, Beto, vieni. Vieni, vieni. Ciao. Ciao Beto. Ciao, eccolo Ciao, qua. ciao, ciao. Ciao. Allora, come andiamo? Bene. Così colà, Così, eh? così, così, Non è così. un gran lunedì. No, non è un gran lunedì. E chiaramente ieri è stata una giornata difficilissima per noi, ma ci sta. Può succedere, diciamo così, no? C'erano tante situazioni difficili. Sì, c'erano tante cose che non andavano bene in campo, non fuori campo, in campo. Bologna ha vinto bene e noi dobbiamo solamente archiviare questa sconfitta, imparare con gli errori e guardare su perché sabato abbiamo il Monza. Sì, anch'io in questo caso sono per l'archiviare perché è stata talmente brutta rispetto a quello che abbiamo visto fin qui. Non avevamo, credo, mai visto una roba del genere dal gruppo di quest'anno, no? Quindi è talmente brutta che forse va tolta dalla media, come si fa di solito con i voti più brutti, si tolgono e non si calcolano. Però ne parleremo. Prima io vorrei tirarti su il morale. Leggendoti subito qualche messaggio che è arrivato, Sì. perché ecco, sono arrivati subito. Allora, intanto un saluto caloroso al bomber Beto da parte di Jenko, ma che ci manda anche una foto, vediamo se riusciamo, esatto, Friul Beto, questa è la foto che ci manda il nostro tifoso, Lo conosco. ecco, lo Lo conosci, conosci ecco. bene, questo è il tuo grande tifoso, ma quello che ci ha fatto ridere in pubblicità è stato un altro ragazzo che ci ha scritto: Ciao Beto, sei il mio idolo. Ogni volta che segni tiro giù la casa. E Ecco. quindi speriamo che la debba ricostruire tante altre volte perché significherebbe insomma che tu da qui a fine anno ne hai fatti tanti altri di gol.
Va bene, poi te li andremo a leggere tutti, perché stanno scrivendo... Sì, intanto che arrivano... Tanti, la gente ti vuole bene qui, Sì, sì, tanto. Lo senti, che ti vuole bene la gente? Dal primo momento, è stato amore a prima vista. Da quando sono arrivato qui a Udine, è così. Mi piace tanto, tutta la gente mi voglia bene, che è strano, ma però ci sta. Perché non te ne dovrebbero volere? Non è facile. Non è facile. Ah, ok, ok. Va bene, allora... Già arrivano, Giorgia, anche richieste sulla maglia, Liliana ci chiede a Beto se sabato può già prenotare la maglia dopo la partita con il Monza, quindi, insomma, Beto, dovrai cercare di accontentare tutti. Fai tanti gol perché qua mi sa che c'è bisogno. Allora, prima di tornare sulla partita di ieri, andare ad analizzarla bene, cercando anche di fare dei discorsi sensati, io volevo dare un attimo la linea a Francesco Pezzella, perché non ci dimentichiamo che siamo in mezzo a una giornata di elezioni e c'è in ballo insomma l'elezione del sindaco di Udine. Allora, un rapido flash Francesco per capire come sta andando la situazione. Sì, buonasera Giorgia, buonasera a tutti i nostri telespettatori, ai tuoi ospiti, buonasera al direttore Criscitiello che non vedo in video da molto tempo, insieme in video, perché poi lo guardo sempre quando viene a sparare le sue cavolate da noi a Udinese TV. Ti voglio bene, Michele. Allora, per quanto riguarda le... La cavolata l'ho fatta qualche anno fa con te, Pezzella. Allora, visto che finalmente hai trovato il tuo giusto spazio. Grazie. Ci vediamo poi per... Andiamo avanti con le notizie. Ciao Michele. Allora, torniamo seri. Allora, per quanto riguarda le elezioni, ormai è noto a tutti da qualche ora che Federica si è riconfermato presidente della regione con il 64,17% dei consensi, e mancano una manciata di sezioni prima di chiudere con il dato definitivo. Secondo Massimo Morettuzzo 28,44, poi Giorgia Tripoli 4,66 e Alessandro Maran 2,73. Per quanto riguarda invece le comunali, abbiamo un dato che si riferisce a 47 sezioni scrutinate su 98, che vede in vantaggio Fontanini con 46,3%, De Toni 39,47%, Marchiol 9,03%, Salmè 5,2%, e in questo caso, se dovesse continuare questo trend, si andrebbe al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Udine. Se ci saranno novità, Giorgia, tornerò a chiederti la linea. Adesso vi lascio al calcio e dunque al commento di Bologna-Udinese. Ciao. Grazie Francesco. Tra l'altro, subito dopo di noi alle 22:30 ci sarà il telegiornale in diretta proprio per tutti gli altri aggiornamenti. Allora, torniamo a bomba sulla partita. Chi vuole partire nel provare a dare una spiegazione di quanto è successo? Parto da te, Paolo. Okay. Naturalmente non è facile trovare una giustificazione alla prestazione, semplicemente per il fatto che, come abbiamo detto prima, è stata una prestazione atipica rispetto a quello a cui eravamo abituati. La squadra non aveva mai subito, diciamo così, in maniera evidente un risultato. Non tanto la prestazione, ma parlo proprio del risultato. E anche se è vero, il primo gol è stato una gran giocata, il secondo anche, per carità. Però è mancato un qualcosa che è una novità. Per me è una novità e mi auguro che sia, appunto, che rimanga tale, che sia un episodio, perché è un peccato non aver dato comunque continuità ai risultati che la squadra stava ottenendo. Eh sì, peccato davvero, perché poi si arrivava sull'euforia di aver battuto il Milan, insomma, no, c'erano tutti i presupposti, c'erano anche tante assenze. Michele, mi dai anche la tua lettura? Ma secondo me non c'è stata proprio storia, una partita preparata bene da una parte, preparata male dall'altra, gestita bene da una parte, gestita male dall'altra. Una squadra che ha voglia d'Europa con i fatti e un'altra a chiacchiere lunedì sera. Purtroppo quello che sto dicendo da diverse settimane, nonostante giustamente lo studio, il tavolo tecnico, i dirigenti, i giocatori ci stanno raccontando da diverse settimane, possiamo mettere le repliche di tutti gli ultimi lunedì, secondo me oltre ai chiacchiere devono seguire i fatti. A me l'Udinese negli ultimi tre mesi, quattro mesi è piaciuta una volta e mezza, forse massimo due, ovviamente con il Milan mi ha fatto una grandissima impressione, però non mi aspettavo poi 300 passi indietro dopo che ne hai fatti 20 in avanti. Per me bisogna tirare delle conclusioni tra poco, ormai ci siamo,
Il campionato ha poco da dire, secondo me c'è poco da dire da diverso tempo, non per colpa dell'Udinese, ma per colpa del campionato, perché è spezzato completamente in due. Per fortuna non abbiamo il problema della lotta a salvezza, perché abbiamo fatto una grandissima parte di stagione prima del Mondiale, poi per il resto però secondo me ci sono molte cose da rivedere, ci sono molte cose da rifare, e per me dopo il Mondiale l'Udinese è una delle squadre che ha deluso di più sotto tanti punti di vista. Mi dispiace dirlo, ma come sai dobbiamo fare i tifosi fino a un certo punto e poi dobbiamo fare delle analisi. Bisogna farle prima, altrimenti dopo siamo tutti bravi. Però, voglio dire, due settimane fa eravamo qui a dire cose diverse, no? Avevamo visto dei segnali importanti, avevamo riconosciuto la squadra che ci aveva fatto sognare nella prima parte di campionato. Ora, io credo che quella squadra si è persa, secondo te. Perché... Sì. No, poi mi insistisco perché c'è Beto che ovviamente merita tutte le copertine e per me è un fuoriclasse assoluto. E io sono calcisticamente innamorato di Beto, lo sapete dal primo secondo in cui l'abbiamo preso. Detto questo, abbiamo commentato la partita con il Milan in maniera positiva perché quei 90 minuti sono stati stupendi. Io dalla mia posizione, sotto il punto di vista del ragionamento di tutto il campionato, sai come la penso e lo ripeto ieri, per quanto mi riguarda, con il Milan abbiamo tirato fuori una prova d'orgoglio, una prova di carattere e quindi la dimostrazione, e questo fa ancora più male, che l'Udinese se vuole giocare a calcio i mezzi ce li ha, lo ha dimostrato contro le Big, l'ha dimostrato contro il Milan, ma dopo aver visto, e la roba che ancora più mi fa male è proprio questa, io so che posso farlo ma non lo faccio. Almeno dice, una squadra scarsa non può andare da nessuna parte, non può competere, vado a Bologna e prendo gli schiaffi. Ma se io già ho visto con l'Inter, con la Roma, con il Milan, squadre tutte in piena lotta Champions, che quella roba lì io la so fare, poi non posso però tornare da Bologna con tre schiaffi e con una partita giocata malissimo. Michi, secondo me fa sempre parte del percorso, quello di cui dicevamo, cioè non è che... Dopo diverse stagioni difficili, la squadra è cambiata molto quest'anno, è cambiata molto, ha avuto quella prima parte sorprendente, la seconda parte assolutamente no, però è il motivo per cui appunto bisogna andare a ricercare i motivi per cui nella seconda parte c'è stato questa differenza, diciamo, anche nei singoli giocatori, perché... È così che si fa. Quando dicevamo, dal mio punto di vista, che la stagione va giudicata alla fine, è perché appunto bisogna vedere anche come tutta la squadra si comporta nei momenti in cui le cose non stanno andando come dovrebbero o come ci si aspetta. Però la differenza fra chi è sempre davanti e chi invece non lo è sempre è anche questa. Cioè, la continuità è una cosa di poche squadre. Il periodo è troppo lungo adesso. Tranne la parentesi con il Milan, le prestazioni e i risultati sono venuti meno troppe volte. Mi dispiace dirlo perché lo so che dobbiamo essere, siamo tutti un po' tifosi e ci teniamo che le cose vadano bene. Però noi abbiamo fatto una volata iniziale bellissima e poi quasi nulla. E questa cosa mi dispiace sinceramente. Beh, no, la partita con l'Atalanta l'avevamo detto che era stata buona. Ecco, dimmi la tua. Ma è calcio, no? Lei ha detto abbiamo cominciato bene, per fortuna. Per me non è fortuna, quello è il lavoro. E il campionato è così. No, ho detto per fortuna abbiamo iniziato bene, ma non abbiamo iniziato bene perché fortunati. Scusa Beto, detto per fortuna abbiamo iniziato bene, è un modo di dire italiano, non abbiamo iniziato bene perché siamo stati fortunati. Può non capire una sfumatura, andiamo. È calcio, no, che noi calciatori, allenatore, staff tecnico, noi diciamo che vogliamo andare in Europa, mai nessuna di mia squadra ha detto questo. E se la società ha detto questo, quella è la società. Noi giochiamo, alleniamo per vincere tutte i weekend e tutte le partite. Non è possibile vincere sempre, sapevamo che dopo il Mondiale non siamo stati bene con i risultati, perché aveva volte che abbiamo fatto belle prestazioni ma non abbiamo vinto, e come l'hai detto due settimane fa, abbiamo vinto due partite seguito,
e parlavano bene. Adesso abbiamo perso 3-0 e parlano male, ma questo a me non mi arrabbia, perché io so che questo è calcio, e solo voleva dire che noi, i giocatori, abbiamo fiducia tra di noi e siamo che sappiamo che dobbiamo vincere. È peccato, io devo dire scusa per me, parlo anche per la squadra, che a Bologna erano stati tanti tifosi nostri e non abbiamo riuscito a portare 3 punti a casa, e questo mi dispiace veramente, perché loro non si hanno fermato di cantare, di appoggiare la squadra, e questo a me, e devo dire solamente scusa per tutti noi squadra. E questo è bello, è sicuramente bello, perché hai ragione tu, ce n'erano tanti, e tra l'altro l'abbiamo detto, era uno scontro diretto per continuare a rimanere ottavi, e che a questo punto, cioè, deve essere l'obiettivo, dico io, anche se indipendentemente dalle motivazioni o da quello che c'è, l'obiettivo deve essere l'ottavo posto almeno, no, a questo punto. Ma scusate, però ora, nessuno vuole dare alibi a questa squadra, per carità, perché l'abbiamo detto tutti, è forte, l'abbiamo visto, è forte, quindi se sei forte in certe partite, devi essere forte anche in altre partite. Però nessuno di noi ha ancora citato, dopo 17 minuti, il fatto che ti manca Wallace, che non è mai mancato, ti mancano 2/3 della difesa, che sono Becao e Perez, ti manca Success, tutti sappiamo quanto l'abbiamo lodato dopo la partita con il Milan, quanto abbiamo detto quanto sia fondamentale. Non dimentichiamoci che da prima di Natale ci manca anche De Lofeu, questo è una cosa che spesso non diciamo, ma credo che sia uno di quei giocatori che può cambiare una squadra. Forse ieri si è concentrato tutto troppo in una partita, troppe assenze, non c'era nemmeno il mister in panchina, Success all'ultimo, cioè questo in qualche modo ha contato, Feli, secondo te, o no? La squadra deve fare un'altra prestazione lo stesso? Decisamente sì, ha contato. Quando abbiamo subito il gol, il primo, insomma, ho detto, boh, ok, come è stato abituato l'Udinese, che quando subiva comunque macinava dopo il gioco, no? E invece lì non ho visto la stessa, la stessa cattiveria, proprio, sì, andavano, sì, però a sprazzi. C'era tipo una cosa singola, capito? C'era Beto che teneva palla in mezzo a due, che è stato lasciato spesso da solo a lottare contro quei due difensori tosti. Udogi che partiva, insomma, palla a piedi, però non ho visto una cosa di squadra come era successo in altre occasioni. E soprattutto io non ho visto quella cattiveria di andare a strappare la palla addosso degli altri. Cioè, secondo me il fatto, al di là del fattore tecnico dei giocatori che mancavano, mancava proprio questa cosa caratteriale, la mentalità, cioè appoggiarsi a quelli lì. Secondo me questo è stato il grosso, cioè la grossa mancanza dell'Udinese. Tu che dici? Io non voglio dire utilizzare questo mancata di Becao, Wallace, Neuen, questa scusa, come scusa, perché gli altri che hanno giocato non sono abituati a giocare sempre e si allenano anche tutti i giorni, quindi io non voglio utilizzare questa scusa, però per me è questo che è mancato, un po' della mentalità, la fame, e una corsa in più, e questo è mancato ieri, dobbiamo archiviare e andare avanti. Sì, forse tu sei per l'archiviazione o sei per l'analisi? Sì, chiaro che bisogna mettere da parte, però io continuo a dire che questa fa parte di un percorso. Vuoi arrivare in alto, devi passare queste fasi e analizzarle, poi archiviarle per riuscire a fare meglio. Però secondo me fa parte di un percorso, non si può decifrare una stagione, per quanto sembri lunga, perché è lunga, però è poco rispetto a una programmazione, una stagione. La squadra quest'anno è stata diversa, lo ha dimostrato, è vero, lo ha dimostrato nella prima parte di stagione, eravate ingiocabili a volte, no? Però nel percorso, quando si vede che mancano
le prestazioni, come dice Michele, i risultati, allora a quel punto là bisogna essere equilibrati, come abbiamo detto spesso, perché secondo me una stagione fa parte di un percorso, altrimenti staremo lottando per la Champions League, cioè bisogna essere equilibrati, ecco, secondo me. È vero. Dimmi Michele, vedevo che gesticolavi. No, stavo ascoltando. Per me l'equilibrio l'abbiamo avuto e lo continuiamo ad avere. È naturale che parlare di una singola squadra diventa complicato, altrimenti di lunedì facciamo le riflessioni. Secondo me l'equilibrio l'abbiamo avuto, è una squadra di metà classifica, da quello che sta dimostrando. Non siamo da settimo posto, non siamo da Europa, e se Sassuolo vince stasera sei undicesimo. Abbiamo spezzato il campionato in due, e proprio perché dobbiamo essere realisti e concreti, avendo equilibrio, per me questa squadra sta raccogliendo meno di quella che è la forza reale del gruppo. Poi possiamo dire quello che vogliamo, siamo d'accordo, siamo stati sfortunati, tante assenze, De Olofeu può valere mezza squadra, però per me l'Udinese nei singoli è superiore nettamente al Bologna, nei singoli. Poi ovviamente possiamo fare mille ragionamenti, però ieri io ho visto un Bologna che aveva tutt'altra testa e l'Udinese mi sembrava quasi una squadra provinciale contro un Bologna che in campo per me ha fatto una prova tattica perfetta. No, ma siamo tutti d'accordo sul fatto che questa squadra deve avere più punti, no? Credo che sì. Su questo siamo d'accordo. Ma il fatto della partita in sé, quello che contava quella partita lì. Quello che e contava. Sapendo anche la mancanza dei giocatori caratterialmente, al di là del discorso tecnico, non sto parlando una più forte dell'altro, è chiaro che lui non può dire, certo. Però è quello che rappresenta il giocatore. In quella partita lì uno dice, ok, mancano questi, devo dare qualcosa in più, devo fare qualcosa in più. Samazic non può girarsi sulla palla, per dire, deve andare in scivolata. Cioè, perché manca Wallace? Cioè, faccio un esempio, sì. Uno che è abituato a stare attento lì. Queste sono le piccole cose che poi alla fine, il percorso di crescita è chiaro, però è una partita troppo bella e troppo importante. Troppo importante. Per non questo, dare qualcosa questo sono in più. D'accordo. È solo quello. È una partita troppo importante, se il tuo obiettivo è quello, è vero. Però abbiamo notato una cosa, che forse tra le assenze quella di Wallace è quella che difficilmente è sostituibile, perché non c'è un giocatore con le sue caratteristiche e il centrocampo cambia. Andiamo a vedere un po' di esempi di sofferenza. Cioè, chiaramente Wallace, tra l'altro, è stato sempre titolare, ci sarà un motivo, no? Sì, una sofferenza che poi di sofferenza reale è durata 20 minuti, perché poi Bologna di fatto la partita l'aveva chiusa. E quindi poi le cose sono anche andate leggermente meglio, ma senza quella cattiveria che spesso abbiamo detto di voler andare a riprendere la partita. L'Udinese ha iniziato con la prima e ha finito purtroppo con la prima, senza riuscire mai a cambiare marcia. E la difficoltà sta appunto più che nella difesa, perché comunque tutto sommato dietro ci siamo fatti abbastanza rispettare a centrocampo. Lovric secondo me non ha fatto bene, un po' perché non giocare lì crea delle complicazioni, ma è sempre stato ingabbiato, come diceva prima Michele, da una tattica perfetta. E un po' perché secondo me aveva caratteristiche troppo offensive per fare il play come lo vuole fare l'Udinese, perché qui viene saltato netto ed è costretto a fare fallo, ma è una situazione che poi, lo vedremo, in questa zona si ripeterà anche in occasione del 2-0, dove a mio modo di vedere Lovric c'era quei 2-3 passi di troppo. Qua invece, quando sceglie bene il tempo, fa il Lovric, e questa è un'aggressione da mezzala, perché va a prendere palle e prova a lanciare Beto, e fa vedere che è più bravo a fare questo. Lovric, così come Samardžić, non ha fatto una grande partita ieri, e anche il Tuco è stato sottotono, e quindi non è solo colpa di Lovric. Però, esempio, anche qui, una palla aerea così, col fisico che ha Wallace, stacca di testa, la fa sua e Biol è stato costretto a essere ammonito prima del decimo minuto. E sono tutti dettagli importanti. Anche qui ho preso questa azione perché Pereira viene a farsi dare la palla. Lovric non riesce a fare il movimento che spesso fa Wallace nell'andare a scambiarsi con Biol per togliere i punti di riferimento agli avversari. Sta sempre lì, marcato, non fa il movimento. Guardate, in questo caso Lovric, la palla ce l'ha Zegelar, poi Pereira, Lovric non si muove, è lì. Non è, ripeto, solo colpa di Lovric, però non sanno poi bene che cosa fare, infatti si va da Silvestri che è costretto a calciare lungo. E la difficoltà dell'Udinese è proprio in questa situazione qui. Anche adesso, guardate come si butta. Ora, sbaglia lo stop, può succedere, la palla forse era anche destinata a Samardžić, però Wallace si ferma qui e se la palla viene persa lui fa la classica diga, come sempre l'abbiamo definito. Invece cosa succede? Palla persa e qua non c'è nessuno.
Poi Moro avanza, già un'ora prima si era capito che avrebbe sterzato Samardžić in Serie A. Ma così non si può marcare ed è tutto troppo facile per il tappeto rosso di un Bologna che dopo 12 minuti appunto era andato già sul 2-0. L'ultima situazione che vi faccio vedere, quando le cose sono andate un po' meglio, guardate adesso Pereira che va a dire a Lovric di andare ad aggredire coi tempi giusti, come fa anche Wallace, perché poi anche Wallace abbiamo visto che si alza tantissimo. Guardate, ecco la mano sinistra di Pereira che dice a Lovric: alza adesso, prima eri troppo alto, adesso sei troppo basso. Ci sono dei meccanismi che purtroppo una partita non puoi averli in una partita, e si è sentita tantissimo questa assenza. Questo non perché ce l'abbiamo con Lovric, no, o che gli stiamo dando colpa, stiamo facendo vedere come è difficile poi sostituire uno, no, tutti e tre, come poi difficile a livello proprio anche di gioco, di punti di riferimento, di dinamiche, no? Sostituire uno che è sempre stato lì e ci sarà un motivo. Va bene, torneremo ad analizzare anche i gol presi, eccetera, eccetera. Prima io volevo un attimo concentrarmi su di te. E non è stata facilissima la tua stagione inizialmente, perché venivi da un lungo periodo di stop, da un infortunio difficile, e inizialmente ci hai messo un pochino forse, no? Sì. No, non è stato difficile, principalmente per prendere il ritmo, per prendere la mia forma abituale, però ho imparato tante cose in quello periodo di ripresa. E non è stata facile, ma ho potuto aiutare la squadra con quello che poteva dare in quel momento. Adesso però ti vediamo che anche fisicamente, ma anche, non lo so, moralmente, nella tua presenza in campo, stai bene. Sì, posso dire sto bene, voglio aiutare la squadra, voglio segnare, voglio fare assist, voglio fare belle prestazioni, e finalmente mi sento bene, e posso fare scatto, andata, ritorno, posso proteggere la palla, mi sento anche che ho migliorato come giocatore, e questo tutto si deve per la squadra, perché stiamo allenando tanto, e anche io in la sosta del mondiale e ho provato a fare un po' di più sempre, e provo a fare un po' di più con i miei compagni attaccanti e quinti, e loro aiutano tanto per migliorare. Quindi sì, mi sento bene, ma voglio fare di più, voglio aiutare più l'Udinese e le mie compagne. Senti, ora senza togliere nulla a tutti gli altri, però abbiamo visto che si è sviluppato un feeling bello con Success. Cioè siete una coppia che si trova quasi occhi chiusi. Sì, non so, io e lui andiamo benissimo, ma non so se perché noi fuori campo avete un bel rapporto? Abbiamo siete amici? Un buon rapporto, siamo amici io ho un buon rapporto con tutti i miei compagni, credo anche l'attaccante, io e Deulofeu, io e Nestorovski, ho giocato poco con Nestorovski, però io e Nestorovski quando ci alleniamo insieme siamo devastanti. sì, ma io e Isaac è di partita allenamento, quindi e lui, come c'è più esperienza di me, lui mi spiega cosa posso fare, cosa posso migliorare, e io ascolto sempre. E anche il mister mi chiamano sempre, noi due, per guardare video, per fare tutto per migliorare la squadra, per aiutare la squadra. E io e lui, mi piace giocare con lui. Non che non mi piaccia certo, giocare gli altri, con certo, gli altri, però mi piace giocare con lui, sì. Sex è il compagno perfetto, perché non è egoista. Cioè, perché è vero, cioè, anche se è davanti alla porta la passa, per dire, perché uno quindi e poi si muove proprio, mette in condizione alla prima punta, insomma, a tutta la squadra, lui sì, gioca bravo. Per la squadra il Success è troppo importante per noi, e come era Deulofeu, più creativo, sì. Success è più play. Un play, okay, che gioca in attacco. Più regista, ok. Sì, okay. Ma so che non tanta gente piace Success perché non segna, ma il calcio non è solamente segnare, perché lui
gioca e fa la squadra giocare, e quello è importante. Un gol glielo facciamo fare però, prossimamente, sì, faccio, ok? La faccio, la sì, ce la fa. Mi raccomando, impegniamoci, dobbiamo fargli fare sto gol a success. Allora, andiamo a vedere anche la tua partita, non so se sì. Prima vuoi leggergli un po' di messaggi. Sì, perché... gli faccio vedere, ne ho fissati sì. Alcuni, perché in tanti ci hanno mandato foto, oltre ai soliti messaggi, in tantissimi ci hanno mandato delle foto. Allora, Beto Fan Club, partiamo così, quindi è la prima, ok, che ci arriva da casa. Poi ancora... questo è da Michele. Questo lo conosco. Sì. Ecco, sì. Veto, sei il top. Ciao, uno zia Giorgia. Che c'ha un po' di maglie tue, questo bambino. Lo conosci? Lo conosco, ecco. Vagamente. Sì, ciao, Michele. E poi un altro, vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Ah, è sempre la signora di prima che ti chiedeva la maglia. Voleva anche, ci teneva a mostrare la foto che aveva fatto con te, la signora Liliana. E quindi questi sono tanti messaggi d'affetto, oltre al fatto che ti hanno scritto tanti messaggi, così almeno adesso quelli su Beto li leggiamo. Con success, come dicevate in studio, anche secondo noi raggiungi il top dell'Intesa, speriamo che torni presto Isaac. E poi ancora, Beto quando segna esulta sempre guardando i tifosi e baciando la maglia, giocatore di fondamentale importanza per l'animo e per la forza che dà la squadra, speriamo che tu possa restare con noi per tanti tanti anni. Quindi insomma, a proposito, no, del feeling che si è creato con il tifo. Quindi, è vero, adesso andiamo a vedere la tua partita di ieri, ma ci sono state un sacco di squadre che ti volevano di continuo, ce l'ha detto pure Marino, eh? Un po', sì. Sì, eh? Beh, qualche stimatore ce l'hai, è normale. Segnale di lavoro che abbiamo fatto e del gol che ho fatto, le partite. Sto contento per avere questo, come ti hai detto? Estimatore. Ok, corteggiatore. Va bene, eh? Ma quello è già passato, adesso mancano 10 partite, io il mio fuoco totale è lì, sulle 10 partite. Mi piace, il mio fuoco è lì, questo deve essere. Andiamo a vedere la sua partita di... Andiamo a vedere, perché bisogna dire che nella, insomma, tra virgolette, nella brutta prestazione generale... Se c'è qualcuno che si è salvato, io ne ho elencati tre: Beto, Pafundi e tutto sommato anche il buon Zegler, che non giocava da tanto. Beto, perché bisogna dirlo, Toven non sta riuscendo a essere il Toven che ci aspettavamo, e soprattutto ieri si è visto, e Beto ha dovuto fare tutto da solo. Prima abbiamo visto che è stato a prendere un fallo, adesso ha lottato, ha fatto praticamente il trequartista e la punta, cioè doveva servirsi da solo e diventa complicato. Tutto sommato però si è preso una quantità incredibile di falli, ha lottato, ha giocato per la squadra, è stato anche presente in mezzo all'area. Qua vediamo Udoge, anche lui ha fatto una buona partita, l'ha messa di testa fuori, si arrabbia, lotta, ha sfiorato uno dei gol che secondo me sarebbe stato una delle reti più belle dell'intero campionato, e poi ha fatto anche il success, guardate qua, stop di petto, salta il giocatore del Bologna, avanza, dice ai Boselli di alzarsi, poi sbaglia l'apertura, non importa, però per far capire che in assenza di Deulofeu e Isaac, con un Toven purtroppo ancora lontano dalla migliore forma, ha dovuto fare tutto Beto, e questo è il gol che stava per fare. Sinceramente, per l'idea, la precisione, la tecnica con cui ha stoppato e ha calciato questo pallone, davvero meritava assolutamente il gol. E qua c'è ancora il lavoro di Samardžić, che lo manda quasi a caso il pallone su, e lui va a conquistare una punizione, facendo anche ammonire il difensore del Bologna, Lukumi. E poi prima della fine del primo tempo, su un corner di Samardžić, la palla era lunga, arriva Pereira che la rimette dall'altra parte, ed è lui proprio che se la va a prendere, mettendo anche, perché no, un po' di pericolo alla porta di Bardi, che comunque era riuscito a tenerla lì. Insomma, nel tracollo, Beto, direi che la sua partita assolutamente l'ha fatta, più di così sinceramente poteva fare poco. Ci sono domande che vorreste fargli? Parto da Michele. No, io, tu sai la stima che provo e nutro nei confronti di questo calciatore, che per me ha un futuro già scritto, è fortissimo, un ragazzo a posto. Io ho permesso di consigliarlo a De Zerbi, perché 4-3-3 del Pride, uno come Beto con gli esterni, e soprattutto dove c'è Marci da una parte e Mitoma dall'altra, uno come Beto in mezzo sarebbe perfetto. La domanda che gli faccio è se lui si può trovare meglio in un 3-5-2 o in un 4-3-3 con gli esterni che gli giocano vicino. Io penso che mi trovo uguale, con due attaccanti
è più facile perché sono un po' appoggiato, però con due esterni sul mio primo club ho giocato e ho giocato bene e anche mi piaceva. Quindi qualche sia le formazioni io gioco. Bene. Feli, hai domande, curiosità, considerazioni da fare su no, di lui? Allora, la considerazione che faccio è su questa partita qua si è visto, forse anche per il fatto che mancava Success, proprio come sfogo, no, alla squadra, lui ha usato molto meglio il corpo per tenere la palla, proprio i duelli, e non aveva per niente clienti facili, perché quei due difensori lì sono veramente veloci, sono anche tosti fisicamente. E questa partita qua si è visto molto di più. In altre, secondo me, che i difensori curano un po' di più la profondità su di lui, perché ormai lo conoscono, dovrebbe anche gestire come l'ha fatto in questa partita qua. Perché secondo me è quel passaggio che secondo me gli manca per fare veramente quel salto di qualità ancora di più, perché è già forte, nel senso che è proprio la gestione della palla quando è in pressione. Quindi l'unica considerazione che faccio è questa. Io concordo. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Bene. Paolo, sentiamo da attaccante ad attaccante. Allora, intanto, a proposito di corteggiatori e stimatori, c'è una storia, giusto? Volevo arrivare a questo, ecco. Sì, per fargli capire quanto lo stimo come giocatore. Lui non lo sa, io lavoravo al Venezia fino all'anno scorso, e all'inizio della stagione dovevamo prendere un attaccante e tu eri il primo della lista, solo che per una società come Venezia costavi troppo. Allora, noi ci siamo informati con la tua società e abbiamo chiesto informazioni, siamo venuti a vedere più di qualche volta, e proprio perché c'era una grande stima non solo da parte mia ma anche dei miei collaboratori che c'erano a Venezia, e ho scelto meglio venire qua a venire a Udine. Non ci però sentono per a Venezia, va bene. Già da un po' di anni nutro una grande stima nei tuoi confronti come giocatore, considerando che comunque sei ancora giovane, due anni fa lo eri ancora di più, e era impressionante quello che facevi. E era proprio la settimana scorsa e dicevo che secondo me c'è Andrea Carnevale qua al posto tuo, che secondo me non abbiamo ancora visto il meglio di te, perché credo tu possa far divertire, ho usato questa parola, far divertire ancora di più la gente con le tue qualità. Ci provo. Grazie. Prego. Ci provo. Va bene, allora andiamo. Sai, ne hai fatti 20, cifra tonda in 2 anni qui. Adesso li rivediamo velocissimamente. Se volete scriverci anche voi da casa qual è il gol di Beto a cui siete più legati, e poi tra poco ti mandiamo a dormire. Prometto, ci devi anche dire se sei ancora quello che cucina i risotti a casa. Sì, sì. Ah, sei sempre quello? Non è cambiata la tua vita sociale? No, non è cambiata. No. Va bene, attenzione che vedo tra i messaggi che c'è chi ti invita a cena. Prima vediamo i tuoi gol. 20. When I was a young boy living in the city, all I did was run, staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, you're gonna grow up, you're gonna get old, all that glitter don't turn to gold, but until then just have your fun, boy, run. Run. Didn't get everything that I wanted.
rising sun, yeah, run, run, run. C'è un gol a cui sei più legato di questi 20? Di questi 20 contro il Bologna. Contro il Bologna? Sì, perché quello gol aveva bisogno di troppo tecnica. Io volevo dare di destra, però è venuto veloce, quindi ho dato sinistra e è stato bellissimo questo gol per me. Siamo tutti d'accordo, eh? Siamo tutti. Almeno io sono d'accordissimo. Il Paolo? Più bello che hai fatto. No, ha ragione, ci vuole grande qualità, anche perché ha cambiato idea. Sì. È partito, ha attaccato il primo palo pensando di chiudere di destro e ha dovuto cambiare e aprire il sinistro, per cui questo è significativo. Però a me è piaciuto tantissimo il secondo gol di Roma con la Lazio. Quello contro la Lazio quando è andato via e tutti dietro ad inseguire. Ma chi lo inseguiva? Lazzari. Lazzari. Va piano, no. Solo che lui va ancora più veloce. No, è vero. Cioè, questa corsa così prepotente che è bellissimo da vedere quando parte. Sì. Va bene, allora, ultimi messaggi per te, vai. Allora, intanto ti invitano a cena. Beto, se accetti, vengo a cena con te, se segni ancora così. E poi un'analisi di un nostro tifoso che scrive: Beto ha avuto un'evoluzione impressionante. Prima era solo corsa e fisico, adesso è anche tecnica e intelligenza tattica. E non è cosa da poco. E poi ancora Grazie. Da casa ci dicono: se Beto riuscisse a giocare un po' di più guardando la porta con i cross magari dalle fasce, sarebbe, come dice Criscitiello, ancora più devastante. Adesso ti fanno fare anche un po' di lavoro sporco e magari a volte perdi un po' di lucidità, però insomma tanti tanti complimenti, sono tutti belli i gol di Beto, ma i più belli saranno i prossimi, si scrivono da casa. E quindi, è vero. E quindi è vero. Assolutamente, mi raccomando, ancora tanti. Senti, con Sotil come va? Che cosa ti chiede? In che cosa credi che ti abbia migliorato? Questo, tante cose, il gioco dentro l'area. Il gioco dentro l'area quest'anno ho migliorato tanto, molto colpa per lui, perché come lui faceva difensore, lui dice: dimmi cosa devo fare, cosa non devo fare. E questo fuori linea del gol contro Bologna, stare sempre accanto di difensore e dopo si tagliare per prendere vantaggio. E questo, e più cose, il gioco di spalle, tante cose che alleniamo. Ho migliorato tanto questi mesi di questa stagione. E lo vediamo. E lo vediamo assolutamente. Che obiettivi hai? Mancano 10 partite. Qual è il tuo fuoco, quello che dicevi prima? Il fuoco principale? 10 gol. Vincere il massimo in partite e fare più gol possibile. Più gol possibile. Se posso fare 3 su una partita, tutte le partite fare. Se no... Ci provo, però è difficile, lo so, ma voglio segnare, voglio vincere. Voglio continuare a vincere, ma principalmente per questo zoom, che la stagione non è stata bella per noi, sta andando male, voglio finire bene anche con la squadra. Noi ti crediamo, io ti credo. Ma ti crede sicuramente tutta una piazza che ti guarda in campo, ti vede correre, ti vede sbracciarti, ti vede incavolarti ogni tanto, e questo è il linguaggio del corpo che ci comunica chi sei, e ti vediamo che in ogni partita dai davvero il massimo. Per questo che stasera ti hanno scritto in tantissimi, sì, davvero tanti tantissimi messaggi. Bambini, del resto tu sei l'idolo dei bambini. Sì. E mi veramente... sembrava che in mezzo ai 700 messaggi fosse arrivata un'altra foto che sto cercando. Ah sì, fagli vedere anche quella con Deulofeu. Adesso si perde. Sì, guarda adesso, quanti gli stanno arrivando. Adesso ci provo, tutto. Adesso ci provo. Non guardarmi, intanto parla di altro che io cerco. Guarda, lo mettiamo un po' sotto pressione, No, dicevamo, rispetto all'anno fa, sei sempre quello che sta sempre a casa. Sì, sì. Non esce mai, zero vita sociale. Non è zero vita sociale, però... Ti sto demolendo, diciamo... 5% di vita sociale. Eccola qua. Sì. Scusate l'interruzione. No, mi interessava questa cosa. Allora dopo la foto. Vai. Vita sociale. Esco quando qualcuno dei miei amici, famiglia vengono a guardare le partite. Aiuto. Le partite. Tranquillo. E di là per forza devo uscire. Tienilo in mano così e sistemiamo tutto. Ecco. Per forza devo uscire. Quindi quando viene la tua famiglia esci a cena.
Sì, devo uscire, sì. se no. Sono, lui ride, ma sono obbligato. Secondo me era uguale, esatto. Sono obbligato, però sì. Era uguale. Se no, io mi piace allenare principalmente mattina. Sì. Per andare, dormire, guardare serie, film, giocare a PlayStation. Gioco PlayStation con i miei amici da Portogallo. Quindi parlo tutti i giorni con loro quando gioco. E io sto bene, sono felice così. Mi fa impazzire. Ma la tua famiglia viene spesso a portarti fuori a cena? Sì, c'è volte sì, c'è volte no. Quest'anno hanno venuto una volta solo. Ma io preferisco una cena fuori casa in un anno, non no, è ma amici vengono okay. Tutti. Ok, ok. Va bene, questa foto qui. Questa foto qua. Grande Bettone, ti manca dell'Orfeo vicino che ti fa gli assist. Mi piace molto quando esultavate insieme e tu fai il suo bodyguard. Sono veramente il suo bodyguard. Vi manca quella sono, cosa lì. Sono bodyguard e sono anche consigliero, come si dice. Sì. Perché dell'Orfeo parla troppo con gli arbitri. Quindi dicevo, tu lo vai a calmare. Jerry, abbiamo bisogno di te. Stai tranquillo, anche tu che... È latino, è normale. Si incavola, Si incavola. Che ieri, Sì. Va bene, dai, bravo, tu continua così, tienili a bada, segna un po' di gol, facciamo segnare success e cerchiamo di chiudere bene questa stagione, ok? Sarebbe veramente un peccato buttarla via, vero? È vero. Va bene, è sempre un piacere averti qui, noi ti ringraziamo veramente di cuore, c'è chi si è proposto per venire a mangiare il risotto a casa tua, te lo dico, perché insomma i corteggiatori e le corteggiatrici ci sono, non solo tra i club di calcio, ma ovviamente sei pieno di fan, mi raccomando, in bocca al lupo. Grazie mille. Ok? Grazie mille. Grazie a Beto, grazie a tutti voi che gli avete scritto, ci vediamo tra pochissimo, dopo la pubblicità dobbiamo parlare anche di Pafundi, ce lo state scrivendo in tanti, ne parleremo tra pochissimo. Grazie. Eccoci qua, Udinese Tonight, continuano ad arrivare messaggi, Beto, il figlio che vorrebbero tutte le mamme, veramente piace a tutti in maniera trasversale. Questa era Cristina. E poi il ragazzo di prima dice, adesso Beto però mi deve invitare a cena, perché cercheremo di combinarlo. Bene, vabbè, tutti a cena da Beto. Allora, ti tengo qui Michele, ancora un minuto per farti vedere Pafundi. Andiamo a vedere Pafundi un attimo. Sì, apriamo questo vaso di Pandora, perché... Pafundi ieri in 20 minuti ha fatto vedere più del buon Toven in 70 minuti, bisogna essere onesti. Lui entra al minuto 73 e si mette largo sulla destra in quello che ormai era appunto un centrocampo a 4, nel 4-4-2. Guardate questa azione, 1-2, e se stoppa bene questa palla va in porta e fa il gol dell'anno. Questo dettaglio qui ci fa capire, secondo me, quanto Pafundi sia forte, semplicemente per come tocca il pallone, perché ha qualcosa di diverso ed è partito da fermo. Con la difesa del Bologna schierata, lui ha detto, bene, adesso entra in area. E stava per riuscirci. Poi ha fatto altre buone giocate, ha difeso, ha corso con quella grinta e quella voglia che un ragazzino, ovviamente alla sua età, deve avere, e guai se non ce l'avesse. Però, insomma, anche qua non riesce ad arrivare sul pallone, perché purtroppo non è di 2 metri, ma va bene così. E rincorre Soriano fino a tre quarti del Bologna per provare a mettere in difficoltà, per fargli ritardare il passaggio. In qualche modo, comunque, il suo contributo lo dà. E poi al 95esimo, sul rilancio di Silvestri, ha la lucidità di spizzare questa palla di testa per il buon Abanqua. Altro esordio del giovane irlandese nella giornata di ieri. E poi... guardate il numero che fa in fascia su Kyriakopoulos, e questa palla per Beto è lunga, ma la colpisce in una maniera che parte velocissima e poi rallenta e si ferma. È lunga perché è sbagliata per il dosaggio, ma anche questa è una palla spettacolare. Secondo me diventa sempre più complesso non farlo giocare adesso, e altri 20 minuti che mette vicino tanta qualità. Ma poi l'atteggiamento, chiama la palla, voglia di fare, gliela danno. Questo è, Michele, perché che poi dici? A chiamarla... È un predestinato che deve giocare e che ovviamente la benzina ce l'aveva, perché in nazionale non si è stancato, quindi comunque andava benissimo, è entrato bene con la testa giusta, ha una qualità innata, l'Udinese si godrà questo gioiellino a tutti gli effetti. Tu prima, Beto, dicevi cosa facciamo queste ultime 10 giornate, dobbiamo fare più punti possibili e dobbiamo goderci un po'
Pafundi, senza nessuna pressione, ma abbiamo capito che questo ragazzo, siccome è calciatore anche nella testa, la pressione non la sente, quindi va benissimo, entra, deve fare la differenza, la deve fare che sia con il Monza, che sia con il Milan, con l'Inter, con il Napoli, deve giocare tranquillo. Ovviamente stiamo parlando di un 2006 e quindi stiamo ragionando davvero in ottica futura. Questo è un talento che va soltanto non coltivato ma accompagnato. Complimenti, perché ieri è stata insieme a Beto l'unica nota positiva dell'Udinese. È vero, va bene, ti lasciamo andare sperando di vedere tutt'altro sabato prossimo, davvero, di archiviare questa prova così, che ci ha un po' sconfortato, e di vedere altro, ce l'auguriamo. Grazie Michele. Per forza. Ciao, buona serata. Ciao, alla prossima settimana, ciao. Ciao, ciao. Sì, ha ragione Surza, credo, no? Quando uno entra così e poi fai fatica, come fai a tenerlo fuori adesso? Cioè, ti fa quei numeri lì, c'ha quell'atteggiamento lì, quell'entusiasmo, quella, no? Bisogna accompagnarlo, credo che il verbo sia giusto, sì. Sì, bisogna stare un po' attenti a non bruciare le tappe, perché tanti passaggi devono essere fatti per forza, però è giusto avere la possibilità di goderselo, ma anche non solo perché è un 2006, perché è bello, perché tutti lo aspettano, ma perché è anche efficace nel suo modo di giocare. E va sempre in verticale, con la palla, cioè nel senso o saltando o cercando l'uno contro uno, o con le giocate cercando di andare a riprendersela, perché ha quelle caratteristiche e penso possa essere molto utile anche dal punto di vista tecnico-tattico. Io mi ricordo già il suo esordio con la Salernitana, mi ricordo quando capiva quando doveva andare avanti e quando non poteva, e quindi gestiva la palla, tornava indietro. Che aveva fatto per delle per cose Samaritic. Che non era così normale. Sì, no, proprio il fatto di andare sempre in avanti, anche con la palla su Beto, guarda che è una palla, cioè, al di là della distanza che non c'era, però nel senso è una palla di esterno, solo di pensarla, Sì, ma quei due triangoli veloci, li vogliamo rivedere? Sì, io ve li metto perché in sottofondo. Perché lì, cavoli, cioè in una partita in cui ti stavi deprimendo sul divano, c'hai un guizzo di, no? Dici, cavoli, cosa stiamo vedendo? Sì, adesso arrivano, eccoli. Si è arrabbiato con se stesso perché parla da, guarda, è fermo. Adesso dice, vado in porta. Lo avevamo detto in pubblicità, non so se possiamo dire che cosa ci aveva ricordato, se scompigliamo poi paragoni importanti. Evitiamo, però, insomma, cose del genere l'hanno fatto in pochi. Ma anche adesso fa la stessa cosa, che se prende la riprendere non gliela danno. Perché nella sua lui salta già una linea con il passaggio in verticale per andare a riprendersela poi, come ha fatto prima con i due triangoli consecutivi. Però, ma è logico che ti fa venire in mente Messi se guardi... per caratteristiche, io dico per caratteristiche, cioè voglio dire, non voglio bruciare Simone ancora prima, ci mancherebbe anche altro. Ma però il tipo di giocata è quella... Ma quella partenza da fermo, spedita... Con la palla sempre attaccata al piede quando la guida, ed è bravo, insomma, dai, cosa vuoi dire? Niente, che bisogna giustamente accompagnarlo con i tempi, che sicuramente Sutil conoscerà meglio di noi, ma già, insomma, ieri gli ha dato un bel minutaggio e abbiamo visto assolutamente queste qualità. Andiamo a vedere qualcos'altro, volete vedere le cose positive o qualche gol preso? Faccio scegliere a voi. Andiamo a vedere intanto il rientro di Zegelaar. Sì, ecco. Non è stato così male. In tanti ci hanno scritto così. Allora, a parte il messaggio per Pafundi, approfitterei di queste ultime partite per iniziare a provare qualche giovane a rotazione. Per l'amor del cielo, non tutti insieme, ma i vari a Banqua, Ghessan, Buta e soprattutto Pafundi. Sarei curioso di vederli un po' di più in questo finale. E a proposito di questo finale, ci avevano scritto anche prima nei vari messaggi. In molti hanno criticato la scelta, ho letto, della formazione. Invece a me, Zegelaar è piaciuto per questo nuovo esordio. Io sono d'accordo con questo tifoso, ve lo faccio vedere, perché ha fatto, a parte che è stato più pericoloso, non giocava insieme, da quanto? Non giocava da 7-8 mesi e si era allenato con l'Udinese adesso un mesetto. Ha fatto un'onestissima partita in questo nuovo ruolo che l'anno scorso gli aveva ritagliato Cioffi, spostandolo da esterno a braccetto di difesa. Qua era andato perfetto in anticipo, qui colpo di testa perfetto, dove Bardi non ci sarebbe mai arrivato, salvato sulla linea. Poi ancora da limite dell'area si butta dentro per andare a colpire qua al 28esimo una palla che gli mette
sulla spizzata della difesa del Bologna, sulla rimessa di Ebosede, va a calciare benissimo di destro, palla di poco alta, nonostante la pressione di Abisher che lo poteva mettere in difficoltà, ma è stato sempre preciso, sempre puntuale. Insomma, tra le tante note positive, tra le poche note positive, c'è anche quella del buon Zegerar, che lì sulla sinistra, se si è sentita tanto la mancanza di Wallace, per bravura anche dell'olandese, quella di Perez da quel lato si è sentita meno, perché anche qua può ripartire il Bologna, c'è un cambio di gioco molto interessante da parte di Barrow e lui va di petto e poi anche bravo e tranquillo nel leggere l'intervento poi del giocatore del Bologna. Esperto è esperto, conosce l'ambiente, ha giocato qua tanti anni, senza mai fare una polemica sul minutaggio, senza mai dire nulla, ha fatto il suo. Qui aveva sbagliato il passaggio, però poi ha avuto la cattiveria di andare sull'uomo senza farlo aspettare, di inseguirlo e di andare anche a riprendersi il pallone. Quindi, insomma, direi che era difficile chiedere di più a Marvin, che non giocava davvero da una vita, e nella debacle di Bologna lui comunque non è crollato. Sì, ecco, possiamo metterlo tra le cose positive. Sì, Beto, Pafundi e Zegerar. Salviamo questo perché onestamente... Purtroppo non c'è molto molto altro da salvare. Allora andiamo a vedere però qualcosa di negativo, perché anche prendere gol subito, cioè prendi gol subito il primo tempo, prendi gol subito al secondo tempo, quando cavoli hai provato a ribaltare tutto, anche qui bisogna capire. È l'undicesimo gol subito nel primo quarto d'ora e il quattordicesimo subito contando anche il primo quarto d'ora della ripresa su 30, 31 che l'Udinese ha subito, 32, tanto. Perché? Hai avuto tanti allenatori che dicevano siamo attenti ai primi quarto d'ora, sì. Non so se anche Molli li ho sentiti talmente tanto. Però sì, allora quel gol lì, quale vogliamo vedere? Il primo? Il primo, ho detto, ma cosa ci faceva lì insomma l'esterno? Per come si era messo. Allora, questo è il primo. Allora, a parte che io noto un atteggiamento un po' troppo rilassato da parte di tutti. Attaccavano tutti, tanti quelli del Bologna. Certo, ma mi è sembrato un atteggiamento un po' troppo rilassato in generale, dall'ingresso in campo. Poi è chiaro che qua si può dire che Silvestri la poteva prendere, ma la palla girava, la palla era forte. Io l'ho definito il classico gol della domenica nel servizio di commento che abbiamo preparato per il telegiornale, perché questo mi è sembrato tale, insomma, il classico gol che ti viene, perché la becchi benissimo, gira al punto giusto, perché non posso neanche dire che non sono andati a chiuderlo, cioè nella complessità dell'atteggiamento un po' passivo di tutta la partita, comunque erano usciti su Posch, non è che l'hanno fatto calciare da solo completamente, è lui che ha preso un giro incredibile. Ha fatto un giro... Cioè, è colpa di Silvestri? No. Secondo me no. Ho sentito tanti sì, eh? No, perché prende gol centrale sembra, giusto? Perché a centrare la porta uno può dire colpa del portiere. È partita in direzione, partita. La palla gira, cioè lui fa proprio, dopo averla vista, fa il passo a destra e poi la palla gli va a sinistra. Passo a destra, recuperare poi la posizione, che stiamo parlando di una frazione di secondo, il tiro era forte, però insomma se dopo vogliamo dare la colpa al portiere per questi gol, allora ok. Cioè, sì, no, io darei sul secondo. Cioè sul secondo un pochettino di colpa, mettiamola così, sul primo palo. Andiamo a rivedere anche secondo, visto che siamo, visto che siamo qui. Senso, così ti dico anche, però, ti dico anche la mia su questo atteggiamento. Sì, c'era qui, la no? scivolata e non l'ha vista. Qua, però. Allora, guardate intanto, no? Siamo 1-0, un po' di lentezza, tutti fermi, no? Questo sì, atteggiamento un po' sì. di... Come, mi è sembrato come se gli stessi giocatori fossero pronti a perdere perché tanto ne mancavano 4. Zegerar non sa cosa fare. Sono passati 20 secondi da quando abbiamo iniziato la clip e non c'è stata ancora una linea di passaggio pulita. Lui qua si torna da Silvestri per farvi inquadrare bene, no? Come si prende gol. Silvestri non sa cosa fare. Biol dice di tornare da Zegerar. Zegerar non sa cosa fare, si va da Silvestri, qua l'Udinese inizia a rischiare perché a questo punto la pressione del Bologna diventa costante, diventa fatta tutta insieme. Esibue sbaglia, recupera palla il Bologna, qua Sansone la dà dentro, Lovric recupera, primo campanello d'allarme, primo pericolo. L'Udinese tiene palla 8-9 secondi, la riperde, abbiamo già detto che Lovric secondo me lì non deve andare. Arriva Moro che si capisce già da 20 metri che vuole sterzare, Samardžić fa una cosa inguardabile e secondo me qua Silvestri non ci può arrivare. Tu dici... Secondo me. Sì. No. Sì. Allora io parlo dal primo, dal secondo, il secondo potrebbe fare qualcosina di più, il primo no. Secondo cioè me. Qua Moro si vedeva, guarda questo gol fa arrabbiare. In mezzo alle gambe. Perché questo è un gol subito per atteggiamento proprio...
troppo rilassato, superficiale. Quello che da casa, poi non so se avremo modo e tempo, ma da casa i paragoni si dividono in due, cioè i messaggi si dividono in due. Chi critica questo atteggiamento a prescindere dalle assenze, e questo gol credo che sia l'esempio lampante, chi invece dice, boh ragazzi, adesso non stiamo a fare un dramma, ne abbiamo persa una, ne mancano 10. Però quando si parla di percorso di crescita, una partita così dimostra che non è ancora completato, certo. Perché nel momento in cui è vero che mancavano giocatori importanti, però credo sia proprio in quel momento che si percepisce quanto la squadra è cresciuta anche dal punto di vista della mentalità. È un percorso che non è ancora completo. Evidentemente sì, se fai questi scivoloni è chiaro che non hai così raggiunto la maturità, sì. Diciamo così, no? Sì, non ancora. Non ancora, non ancora assolutamente. Qualcuno diceva però ogni tanto la luce si è accesa, e la luce si è accesa soprattutto dal 2-0 Bologna fino a fine primo tempo. Ecco, lì hai avuto la sensazione che qualcosina potessi creare, e le occasioni comunque tu te le vai sempre a trovare. Se vogliamo possiamo andarle, andiamo a vederle? Sì, andiamo a vederle. Perché comunque l'Udinese dal 15esimo, ovvero appena subito 2-0, ha creato, secondo me, senza il mordente, senza la cattiveria giusta. Però questa è un'occasione importante, perché qua Lazzaro ce l'ha sul sinistro e siamo al vertice dell'area piccola. Questa è un'occasione che se fai 2-1 qui la partita cambia completamente. Questa è quella di Zegerer che abbiamo visto prima. Qua non si può dire, perché l'uomo sul palo in Serie A lo metti, quindi va bene, bravo il Bologna. Però qua su Zegerer, se la prende leggermente meglio, fa un gran gol al 28esimo, su quell'azione che abbiamo visto anche poco fa. Diciamo che io, almeno personalmente, ho avuto la sensazione che anche creando queste occasioni il Bologna avesse il controllo. Però è anche vero che se tu su 5 occasioni che hai, e ne abbiamo viste per ora solo 3, questa è quella di Beto, la quarta, fai gol prima della fine del primo tempo, la partita cambia completamente. Quindi anche se voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, anche in una, se non la peggiore partita dell'Udinese, tu hai avuto 5 palle gol, 4 più questa punizione di Samardzic, vabbè, l'ho messa per la cronaca, abbastanza plastico il volo di Bardi, però le tue 3, 4, 5 occasioni, un contropiede sprecato, l'hai comunque avuta nella tua peggior partita. Questo potrebbe essere il punto in cui cerchiamo di appigliarci lì, anche se poi il secondo tempo è stato un pianto tempo, di male. 47, 8, 9 minuti. Anche lì, no? Provi a cambiare tutto, pronti via. Il gol subito nel secondo tempo è stata proprio la dimostrazione della differenza che c'era in campo. Ecco, lì ho sentito anche questo nei vari commenti, era giusto cambiare tutto? Secondo voi, cioè l'allenatore gli dice cambio tutto, cambio modulo, butto dentro, provo a essere più offensivo, lì chiaro che qualcosa forse da allenatore devi fare, no? Secondo voi l'intervento nel secondo tempo di Sottil è stato giusto, è stato adatto? Di sicuro purtroppo non ha dato frutti. No, in questo caso no, però... Cioè, è difficile prendere e cambiare tutto, anche perché qualche spunto nel primo tempo c'era stato, qualche occasione c'era stata, per cui la preparazione della partita non è stata facile, l'inizio della partita ha reso ancora più complicato tutta la storia, e credo che sia difficile dare un suggerimento ad Andrea di quello che avrebbe dovuto fare, perché a meno che non si sia là tutti i giorni, ma non credo che dall'esterno sia facile dire cosa avrebbe dovuto fare. Peli, tu che dici? No, è impossibile, come dice Paulino, però quando ho visto la formazione ho detto, secondo me il centrocampo è leggerino in fase difensiva. Quello è il mio ragionamento a freddo, proprio appena l'ho vista. Perché il Bologna gioca a gente di qualità, dinamici, quindi... Okay. Avresti messo Arslan? No, vabbè, adesso... Cioè, così, per parlare allora, tra secondo noi. Me la scelta di Lovric è proprio perché era uno un po' più dinamico, perché è uno che ha il passo, almeno se su quelli che vengono tra le linee, perché c'è Sansone che ci ha giocato insieme, è uno che comunque non è che fa proprio la punta, uno che viene a giocare, Baro comunque gira sempre, c'è Moro che comunque si inserisce, secondo me la scelta è stata in base a quello, però si pensava di tenere la palla e quindi ha messo giocatori di qualità, che ci può stare, però sai, mancando certi giocatori, mancando quella certezza della squadra, io avrei scelto diversamente. Ok, questo è il mio ragionamento. Ci sta.
Vi faccio vedere il calendario, ne mancano 10 alla fine di questo campionato, delle prossime 4 sappiamo già i dettagli dell'orario del giorno, delle altre no, però è chiaro che un senso lo devi trovare, no? Cioè adesso questa deve essere un episodio, deve essere un blackout, una giornata no, un momento in cui non ha funzionato nulla, ma non puoi permetterti di fare 10 partite così, perché sarebbe veramente assurdo buttare via tutto. Ecco, che tipo di obiettivo ti devi mettere con questo calendario e con questa classifica che adesso tra un po' andremo a vedere, tra l'altro come sta andando la partita? 1-1 tra Sassuolo e Torino. Ok, come ti poni davanti a questa situazione? Già, devi asfaltare la partita di sabato. Quando è? Sabato, venerdì, sabato. Sabato. Devi ridare il giro alla situazione. Sì. Secondo me è quella, senza pensare... Sì, è vero, devi porti un obiettivo per la fine, ma adesso è troppo importante quella partita là per dimostrare qualcosa. Ma non per dimostrare, ho usato un termine sbagliato. Ma per dare un senso a tutto il resto. Sì. Fedi, tu che dici? Sì, no, è così. C'è da capire che è stato un passo falso e che hanno imparato da questo passo falso. E poi alla fine sta tutto quello, no? Perché ci può stare. Io ho commentato tante volte che al di là delle non vittorie, dei pareggi, no? Era mancata soltanto in una partita la prestazione, mi ricordo, col Torino, cioè sì, probabilmente, sì. Adesso non mi ricordo bene, invece dopo comunque c'è stato, c'è la crescita che comunque dice Paul, dopo questa sconfitta qua si aspetta qualcosa di più da parte di tutti, ecco, quindi il Monza non è facile da affrontare, ma siccome in casa c'è l'Udinese, comunque ha dimostrato di saper fare, deve comunque giocare... Certo. Al massimo. Zero scuse, come diceva Paolo, devi asfaltare la partita sabato, ecco, giusto? Sì. Questo è. Va bene, vuoi leggere l'ultimo messaggio che poi diamo la linea al telegiornale con tutte le novità elettorali? Sì, assolutamente, l'ultimo messaggio ti dico questo, contro il Monza se si vince, si vincerebbe la prima gara contro squadre che sono a livello tuo o sotto la classifica e potrebbe essere il segnale per partire a fare un finale di stagione importante, perché nonostante tutto io ritengo che una sconfitta ci possa stare, come dicevate prima, da archiviare e ripartire. L'uomo in questo finale di stagione sarà Pafundi. Va bene, ci rivediamo qui lunedì prossimo per capire se è andata così, se l'abbiamo archiviata questa brutta giornata. Grazie Paolo Poggi. Grazie a voi. Grazie Felipe. Grazie. Aspettiamo altri gol così, Feli, adesso. Ormai. Mi raccomando. Adesso il portiere, sai dove stanno? Inventati qualcos'altro per stupirci, Feli. Grazie Alessandro Surza. Grazie a voi. Ciao. Tutti voi per averci seguito, grazie davvero per tutti i vostri messaggi. Ci vediamo lunedì e Pasquetta, ma noi ci saremo, come sempre, sempre qui, sempre alle 21:15, Udinese Tonight. Ciao.